Procedono i lavori della commissione d'inchiesta sullo scandalo Monte dei Paschi. Abbiamo ascoltato il sindaco di Siena, Bruno Valentini, il professor Raffaele Ascheri, che ha scritto diversi libri sulla vicenda, e due avvocati, Giulio Caselli e Luigi De Mossi, uno avvocato di Adusbef e l'altro un avvocato che ha avanzato diverse cause contro Monte dei Paschi e non solo. Cosa emerge da queste ultime audizioni? L'impatto enorme che la vicenda ha avuto nell'economia reale e nell'economia di un intero territorio. È emerso di nuovo la vicenda di Siena Biotech, più di 200 lavoratori lasciati a casa. Siena Biotech derivava direttamente dai fondi che provenivano dagli utili della banca gestiti dalla fondazione. Quando è crollato il primo elemento, quando è crollata la banca, a cascata sono crollate tutte le realtà che dipendevano da queste fonti di finanziamento. Di nuovo emerge come c'è stato anche un clima omertoso. La mia domanda, se qualcuno all'interno della curia della massoneria avesse alzato la testa, mi è stato risposto nessuna voce fuori dal coro, solo il nominato della curia ha sempre votato contro nella deputazione quando si doveva scegliere se appoggiare o meno la scelta dell'acquisizione di banca Anton Veneta. Per l'ennesima volta viene fuori il ruolo dei controllori che non hanno controllato Banca Italia Consob, nulla si muoveva senza la loro autorizzazione, quindi emerge questo documento centrale che è una relazione puntuale dove si dice assolutamente una cosa mai vista, che non era stata fatta nemmeno la due diligence, cioè un'analisi puntuale sul valore di quello che si stava comprando. La politica, i partiti, in particolare i partiti, emergono come soggetto centrale dell'intera vicenda, no? Oltre le questioni delle nomine, nulla si muoveva senza l'appoggio dei vertici dei partiti, non solo di Siena, non solo regionali, ma soprattutto nazionali. Andiamo avanti con l'audizione, presto parleremo anche delle partecipate, degli intrecci tra Regione Toscana e Monte dei Paschi.